Ciao, allora oggi vorrei rispondere ad uno dei commenti che mi avete lasciato sotto il video dei costumi da bagno. Innanzitutto vorrei dirvi che io prima di pubblicare quel video ci ho pensato tantissimo tutta la mattina perché sapevo già di ricevere tanti commenti negativi, tanti insulti sul mio fisico, ma sinceramente ho deciso alla fine di pubblicarlo comunque perché non mi interessa proprio nulla dei commenti negativi, soprattutto sul mio fisico, perché io mi piaccio così come sono, è vero, possiamo sempre migliorare il fisico, però noi possiamo migliorare il fisico, ma voi sicuramente la cattiveria non la potete migliorare, cioè rimarrete sempre con la cattiveria, ma a parte questo. Comunque, io alla fine ho deciso di pubblicare questo video dei costumi da bagno perché non devo sicuramente vergognarmi del mio fisico, anzi, e poi non dobbiamo essere tutti magri, perfetti, per farci vedere con il costume da bagno, assolutamente. Poi, vorrei dire un'altra cosa, perché ho letto anche altri commenti, dove avete detto che io non avrei mai fatto vedere, cioè non mi sarei mai fatta vedere con il costume da bagno, e infatti su questo avete pienamente ragione, nel senso, adesso vi spiego, magari all'inizio, tipo un anno fa, non avrei mai fatto un video così, ma non perché c'è qualcosa di male o di sbagliato, però magari un anno fa, non lo so, cioè non sentivo la necessità di fare un video con il costume da bagno. Invece adesso sì, perché è vero, sono un po' cambiata rispetto all'anno scorso, rispetto anche agli anni passati, però io mi sento, cioè, migliorata con me stessa, quindi me la sono sentita di pubblicare questo video senza farmi troppe paranoie e nulla, cioè, l'ho pubblicato. Basta. E poi, vabbè, a parte queste considerazioni iniziali, adesso vi leggo il commento e secondo me questo commento è stato scritto, cioè in buona fede, non è stato scritto con cattiveria come gli altri commenti, però secondo me questo commento, cioè, potrebbe fare più male dei commenti negativi. Adesso ve lo leggo così potete capire. Allora, avete scritto: Nati, sei molto carina come ragazza. Innanzitutto io ti ringrazio per aver detto questa cosa. Ma se fossi più snella, saresti molto più bella. Cerca di mangiare più sano, se puoi, perché è uno spreco avere qualche chilo in più con un viso così carino come il tuo. Allora, per quanto riguarda il mangiare, più sano, in parte avete ragione, nel senso, magari noi dovremmo cercare di mangiare meno cose fritte, di bere meno bibite gassate, magari di mangiare più verdura, anche se ad esempio io e Jenny mangiamo tantissima verdura rispetto a Salvatore, che a Salvatore proprio non piace la verdura. Ma comunque, a parte questo, io ve l'ho sempre detto, io non ho mai detto di essere un modello da seguire, soprattutto per quanto riguarda il cibo. Io semplicemente vi faccio vedere quello che mangio durante la giornata. Ci sta che magari le persone mi giudicano per quello che mangio, e infatti io su quello non posso dirvi nulla, perché magari mangiate in modo differente rispetto a come faccio io, rispetto a come fa mia sorella, rispetto a come fa mio fratello. Però, cioè, alla fine, il corpo è il mio, cioè, ad esempio, se io voglio mangiare al Mac, ci vado e basta, oppure me ne prendo poi le conseguenze, cioè mi assumo le conseguenze di quello che mangio, ma alla fine non credo di mangiare proprio in modo esagerato, cioè, ad esempio, al Mac vanno un sacco di persone, solo che a differenza che magari, cioè, io lo faccio vedere, ad esempio, un'altra persona non fa vedere che va a mangiare al Mac. Ad esempio, in quest'ultimo periodo io non sono andata al Mac forse da 2 settimane che non vado. Sì, è vero, ho mangiato in pizzeria, ma non ci vedo nulla di così strano. Cioè, non mi dite che voi non mangiate le cose in pizzeria oppure non mangiate al Mac, a meno che non fate proprio una dieta dove non mangiate queste cose, ok, ci sta, ma vi ripeto, ognuno è libero di mangiare quello che vuole. Cioè, io ad esempio non mi sento di giudicare le persone in questo modo, ok, ci sta esprimere un proprio parere, un proprio giudizio, però fino a un certo punto. Cioè, ad esempio, se voi mi dite per il mio bene, sì, fai la dieta, fai questo, fai quest'altro, cerca di seguire un'alimentazione più sana, ok, ci sta, però poi sono sempre io a decidere come mangiare, quello che voglio mangiare. Alla fine non faccio del male a voi, però
Casomai faccio del male a me stessa, quindi non vedo tutta, cioè non vedo tutto questo accanimento. Ma poi, secondo me, voi alcune persone non lo scrivete neanche per il mio bene, lo scrivete solo per insultarmi, ecco. Cioè, non scrivete le cose perché vi preoccupate, assolutamente. Cioè, alcuni di voi proprio scrivete solo per screditarmi, per insultarmi, cioè non lo fate per farmi del bene. Ma a parte questo, vi ripeto, cioè io sono libera di mangiare quello che voglio, quindi decido io per me stessa. Comunque, a parte questo discorso del mangiare più sano, la frase che mi ha infastidita di più è stata proprio questa: Nati, sei molto carina come ragazza, ma se fossi più snella saresti molto più bella. È uno spreco avere qualche chilo in più con un viso così carino come il tuo. Ripeto, allora, secondo me, come vi ho già detto all'inizio, questo commento non è stato fatto con cattiveria, però secondo me può, diciamo, ferire di più rispetto ai commenti negativi e pesanti che lasciate praticamente tutti i giorni sotto i miei video, perché, cioè, non riesco davvero a comprendere come mai voi dovete associare per forza la magrezza, alla, bellezza. Cioè, secondo me, non è così. Non vuol dire che se io o Jenny o qualche altra ragazza magari abbiamo qualche chilo in più, cioè questa cosa appunto ci toglie della bellezza. Non funziona così. Ognuno di noi è bello per com'è, anche se abbiamo qualche chilo in più. Cioè, non vuol dire che noi siamo magari più brutte rispetto ad una ragazza che è magra, ma è anche al contrario. Magari se io sarei stata magrissima, subito tutti mi avreste detto: ma per caso sei malata? Hai qualche malattia? Non lo so, hai qualche problema? Perché non mangi? Potresti mangiare di più. È la stessa cosa che fate a me e a Jenny, però al contrario, ci dite: ah, ma non dovete mangiare tanto, cioè fate la stessa identica cosa. A parte che io rispetto all'anno scorso ho anche perso dei chili, ma non devo né giustificarmi e né dirvelo per forza, cioè mi sto sentendo appunto di dirvelo, ma non devo, come si dice, giustificarmi oppure magari dire che non è vero che, ad esempio, voi mi scrivete ogni volta: ah, ma utilizzi dei filtri che ti modificano il fisico, quando non è così, perché io non ho avuto problemi a farvi vedere appunto con il costume da bagno, quindi, cioè, mi avete visto in tutti i modi. Magari, ad esempio, se voi mi vedete in modo differente da un video all'altro, è perché cambia la prospettiva. Magari, ad esempio, in questo video sono così, poi magari in un altro video posso sembrare in un altro modo. Ma non è assolutamente vero che utilizzo dei filtri per modificare il fisico. Ve l'ho sempre detto e continuerò a dirlo di nuovo fino all'infinito. Ma tanto non mi credete, quindi è inutile che ripeto sempre le stesse cose. Comunque, secondo me non è corretto associare appunto la magrezza alla bellezza, perché non è assolutamente così. E un'altra ragazza al posto mio ci sarebbe rimasta davvero male, secondo me. A parte queste cose, comunque, vi ripeto, io ho deciso di fare quel video, mi sono presa quei commenti negativi, li accetto e niente, cioè volevo solo fare queste precisioni su questo commento perché mi ha davvero colpita. E nulla, per fortuna io e Jenny ci accettiamo per quelle che siamo, cioè così come siamo. E spero che anche tutte le ragazze, appunto, si accettino per quelle che sono e non facciano tante paranoie per il nulla oppure per il giudizio delle persone. E niente, vi saluto. Ciao.